Allora, vediamo adesso le operazioni con i radicali. Abbiamo già visto la proprietà invariantiva, adesso vediamo la moltiplicazione, la divisione, come si fa a portare dentro il segno di radice, come si fa a portare fuori la potenza di una radice e la radice di una radice. Allora, cominciamo dalla moltiplicazione. Quindi radice ennesima di A per radice ennesima di B uguale radice ennesima di A per B. Le condizioni sono sempre, siamo nei radicali assoluti, quindi A maggiore o uguale a 0, B maggiore o uguale a 0 ed N appartenente ai numeri naturali meno lo 0. Meno, indico con 0 in basso il fatto che ho tolto lo 0 dall'insieme dei numeri naturali. Allora, per dimostrare questa uguaglianza, utilizziamo la solita proprietà che se A è uguale a B, allora A alla N è uguale a B alla N e viceversa, quindi se e solo se. In questo caso utilizziamo l'inverso, vale a dire che se due potenze sono uguali anche le basi. E questo è dovuto al fatto che l'elevamento a potenza, nel caso in cui noi abbiamo i radicandi positivi, è una funzione biettiva, in particolare iniettiva. Quindi se A è diverso da B, A alla N è diverso da B alla N. Ma se A è uguale a B, A alla N è uguale a B alla N e viceversa. Noi sfruttiamo se A alla N è uguale a B alla N, allora A è uguale a B. Allora, eleviamo la N al primo membro. Uguale. Allora, come si fa la potenza di un prodotto? La potenza di un prodotto, qui potenza di un prodotto, è uguale al prodotto delle potenze dei singoli fattori. Quindi radice ennesima di A alla N per radice ennesima di B alla N. Potenza di un prodotto è uguale al prodotto delle potenze dei singoli fattori. Adesso per definizione di radice, la radice ennesima di un numero elevato alla n mi dà A e la radice ennesima di un altro numero elevato alla n mi dà B, quindi A per B. Questo per definizione di radice ennesima. Adesso eleviamo il secondo membro alla n. E otteniamo radice ennesima di AB elevato alla n uguale, per definizione di radice ennesima, otteniamo direttamente AB. Quindi abbiamo visto che le potenze sono uguali e quindi di conseguenza sono uguali anche le loro basi, che sono le nostre radici. Adesso possiamo anche dimostrare analogamente la divisione. Io la correggo qui, A radice ennesima di A diviso radice ennesima di B è uguale a radice ennesima di A diviso B. E quindi qui mettiamo la divisione, qui ovviamente è la potenza di un quoziente. Che otteniamo il quoziente delle potenze del dividendo e del divisore. Sempre per definizione di radice abbiamo il quoziente. Stessa cosa il secondo membro elevato alla n, per definizione di radice otteniamo a diviso b. In tutti e due i casi sono uguali, quindi sono uguali anche le basi. Adesso vediamo portare dentro il segno di radice. Quindi cancello questo. Ovviamente nel caso in cui abbiamo il quoziente, B deve essere diverso da 0, quindi maggiore stretto di 0, correggendo le condizioni di esistenza. Allora, vediamo questo. A radice ennesima di B, uguale. Allora, condizioni di esistenza di questo è B maggiore o uguale a 0. Adesso devo portare A al suo interno. E se A, ovviamente su A non ci sono condizioni di esistenza perché il coefficiente davanti della radice può essere positivo o negativo, non c'è nessun problema.
Allora, per portarlo dentro il segno di radice, dobbiamo vedere cosa succede nei due casi, se A è maggiore o uguale di 0 e se A è minore di 0. Allora, se A è maggiore o uguale di 0, possiamo scriverlo come radice ennesima, scrivo qui, radice ennesima di A alla n per radice ennesima di B, e per il prodotto di radicali con lo stesso indice abbiamo radice ennesima di A alla n B. Essendo A positivo, anche A alla n è positivo e quindi dentro alla radice abbiamo ancora un numero positivo. Se A è negativo, invece, dobbiamo lasciare, supponiamo che A sia meno 5, lasciamo il meno fuori dalla radice e dentro alla radice portiamo il valore assoluto di A. Quindi abbiamo uguale meno radice ennesima di valore assoluto di A alla n per radice ennesima di B uguale radice meno davanti, radice ennesima di valore assoluto di A alla n B. Sappiamo che il valore assoluto di un numero, lo definisco ancora di qua, è uguale al numero stesso se A è maggiore o uguale di 0, è l'opposto del numero se A è minore di 0. Quindi qui potremmo anche scriverlo in questo modo, uguale a meno radice ennesima di meno A, sempre stando attenti lì all'esponente però, meno A alla n B. Ecco, così esatto. E questo è portare dentro. Adesso vediamo portare fuori. Quindi cancello. Abbiamo radice ennesima di A alla P, supponendo che P sia maggiore o uguale di N. Allora, come facciamo a portare fuori? Se P è maggiore o uguale di N, dividiamo la divisione nei numeri, ovviamente P ed N appartenenti ad N meno lo 0, e in questo caso P può anche appartenere però essendo maggiore di N no, quindi va bene così. Allora, A ovviamente deve essere maggiore o uguale a 0. Allora abbiamo, dividiamo P diviso N e otteniamo un certo quoziente Q e un certo resto R. Quindi P lo possiamo scrivere come N per Q più R. A questo punto vado a sostituire al posto di P N per Q più R e ottengo uguale radice ennesima di A alla NQ più R. Uguale, lo posso scrivere come radice ennesima di A alla NQ per A alla R. Uguale, posso scrivere come radice ennesima di A alla NQ per radice ennesima di A alla R, uguale, e qui essendo NQ un prodotto lo posso scrivere come potenza di potenza e la radice ennesima ed N si possono semplificare perché una è l'operazione inversa dell'altra e quindi ottengo A alla Q radice ennesima di A alla R. Ho supposto ovviamente A maggiore o uguale di 0 perché P non so se sia pari ai dispari. Dopo chiaramente si devono vedere i casi particolari con P pari o P dispari. E quindi come si fa a portare fuori? Basta dividere P diviso N, trovare il quoziente intero, diventa l'esponente di A fuori dal segno di radice. All'interno rimane A elevato al resto della divisione tra P e N. Bene, adesso vediamo la potenza di una radice. Quindi cancello. Abbiamo radice ennesima di A elevato alla P. Dobbiamo dimostrare che è uguale a radice ennesima di A alla P. Quindi la potenza di una radice è uguale alla radice con lo stesso indice e il radicando elevato all'esponente uguale alla potenza P. Allora, per dimostrarlo, intanto sempre le condizioni A maggiore o uguale di 0 e NP appartenenti ad
0. Allora, se P è 0, ovviamente risulta 1, quindi è un caso particolare. Possiamo eliminarlo dalla casistica in questo caso, dicendolo. Quindi per P uguale a 0 abbiamo 1 se A è diverso da 0, ovviamente. Allora, eleviamo entrambi alla n, quindi il primo membro alla n, otteniamo radice ennesima di A alla P, tutto alla n. Adesso per potenza di potenza, siccome otteniamo il prodotto degli esponenti ed è commutativo, possiamo scriverlo come radice ennesima di A elevata alla n, tutto elevato alla P. Radice ennesima elevato alla n, per definizione di radice ennesima, si elide e quindi otteniamo A alla P. Leviamo il secondo membro alla n, quindi radice ennesima di A alla P elevato alla n, per definizione di radice ennesima, è uguale ad A alla P. Quindi sono uguali le potenze ennesime e sono uguali anche le loro basi, che sono queste qui. Quindi per elevare a potenza un radicale, basta, si ottiene un radicale che ha lo stesso indice e basta elevare a potenza radicando, quindi A alla P. Adesso vediamo radice di radice. Allora, radice ennesima di radice piesima di A è uguale a radice n piesima di A. Quindi A maggiore o uguale a 0, n P appartenente ad n meno lo 0. Eleviamo entrambi alla np, quindi primo membro, radice ennesima di radice piesima di A alla np, lo possiamo scrivere come radice ennesima di radice piesima di A, prima alla n e poi alla P. Perché? Perché è un prodotto degli esponenti, quindi si può scrivere come potenza di potenza. Radice ennesima elevata alla n risulta, si può elidere, e quindi otteniamo radice piesima di A elevata alla P, sempre per definizione di radice, uguale ad A. Secondo membro, radice n piesima di A elevato alla np è uguale ad A per definizione di radice. Quindi anche qui per definizione radice, per definizione, qui è per potenza di potenza, per potenza di potenza, abbreviato. Grazie.